problema è che qui bisogna riprendere a fare le cose in legalità. E io partirei da questo perché vorrei una cosa che io sento profondamente. A Roma c'è stato per anni un grande problema di legalità, ma soprattutto c'è un enorme problema di giustizia. E giustizia e legalità non sono la stessa cosa, assolutamente. In questa città la giustizia non esiste, non è mai esistita, soprattutto per quello che riguarda le attività culturali e chi l'ha prodotta, chi l'ha portata avanti, chi se l'è inventata. Io vorrei partire a fare un po' di giustizia, quindi direi una cosa, per primo punto. Negli ultimi, diciamo, quasi 30 anni ormai, parliamo dei primi anni 90, chi ha prodotto cultura contemporanea, ha sperimentato, ha dato spazi, creatività, non è stato il pubblico non è esistito. Sono stati solo privati, sono stati centri sociali, sono state compagnie, sono stati piccoli teatri che hanno fatto questo lavoro qui, al posto del pubblico. Il pubblico si è limitato a un certo punto a dare gli spazi, ed è stata forse una cosa importante che è avvenuta. Ma quando è intervenuto con festival, con cose, ma non con la creazione della cultura contemporanea, teatrale e non solo. Tutto questo è stato fatto da privati. Questi privati in questo momento non hanno avuto nessun tipo di riconoscimento per quello che hanno fatto per questa città, per questo territorio in questi anni. Anzi, vengono perseguitati come fossero il problema. Noi veniamo accomunati a mafia capitale, questo è indegno. È indegno che chi ha prodotto cultura, chi ha prodotto socialità, chi ha prodotto comunque una discussione e ha creato compagnie, ha creato artisti e ha permesso a questi di formarsi, di lavorare, che venga trattato come mafia capitale, che venga trattato come se fosse la banda della Magliana, questo è follia. E su questo c'è un problema forte della politica, perché non c'è stata una politica in questi anni che ha riconosciuto il valore a tutta questa situazione qui. Questa cosa non può più esistere, cioè non si può esulare dal fatto che queste cose qui sono state un bene comune per questa città, sono state un prodotto offerto a questa città gratuitamente, anche rischiando le condanne, rischiando le denunce, molte volte, dentro queste situazioni qui. E questa cosa non si può più, non possiamo più esimerci di dirla, perché in questo momento è il primo punto da cui partire. Bene, secondo punto, appunto, la politica. Diciamo che cosa è successo? Se si è partiti in anni passati con una forma politica leggermente più, appunto, poi nel 93 con Rutelli, la concessione degli spazi occupati e così via, man mano c'è stata questa, non si direbbe un cinema, in dissolvenza incrociata, un salire di un potere della magistratura e un scendere di un potere della politica. Ora però, se la politica non fa la politica, perché deve esistere la politica? Cioè, in pratica, se io sono governato dalla Corte dei Conti, forse è meglio che vada a eleggere i giudici della Corte dei Conti e non gli assessori e non i...